Cari amici di Light Channel, buongiorno. Il testo della meditazione di questa mattina si trova nel Salmo 57, ai versetti da 1 a 3, e dice in questo modo: Al maestro del coro, sul motivo non distruggere. Inno di Davide quando, inseguito da Saul, fuggì nella caverna. Abbi pietà di me, oh Dio. Abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. Griderò a Dio l'Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Egli manderà dal cielo a salvarmi, egli sgrida colui che vuole divorarmi. Dio manderà la sua benignità e la sua verità. Non so se ti è mai capitato di trovarti in un labirinto. A me è capitato, visitando un castello in Austria, di andare in un labirinto vero e proprio. Ed è una sensazione sorprendente, ma allo stesso tempo anche frustrante quando ti trovi in una situazione in cui vorresti uscire dal labirinto, ma non ci riesci, e a volte ti trovi in dei vicoli ciechi. Però si tratta solo di un gioco, quindi non ha un grande peso. A volte noi ci troviamo però in situazioni reali in cui ogni cosa sembra ritorcersi contro di noi. Ti sei mai trovato in una situazione di questo tipo, in una situazione senza via di uscita? Questa era esattamente la stessa situazione in cui Davide si trovava. Davide stava fuggendo da Saul, che lo stava ricercando per ucciderlo, perché Saul era il re di Israele e Davide era stato scelto da Dio come suo sostituto, perché Saul era stato infedele a Dio, e quindi Saul, non volendo arrendersi all'idea di lasciare il trono a qualcun altro, stava cercando Davide per ucciderlo. E Davide, inseguito da Saul, fugge in una caverna. Questo è il modo in cui il Salmo 57 viene introdotto. E una caverna è un rifugio senza via d'uscita, ne è soltanto una. Ma nel momento in cui il nemico dovesse trovarti, in quella caverna non avresti scampo. Che cosa fare in una situazione di questo tipo? Che cosa fare quando ci troviamo con le spalle al muro? Quando non ci sono alternative? Quando apparentemente l'unica cosa da fare è fare qualcosa che forse viola la nostra coscienza? Forse qualcosa che ci porta a scendere a compromessi, forse a fare qualcosa che normalmente non avremmo voluto fare. Apparentemente non ci sono speranze, apparentemente non c'è una via d'uscita. È interessante quello che Davide fa in questa situazione. Davide non decide di scendere a compromessi, non decide di arrendersi a Saul, non decide di cedere il suo posto al suo predecessore, non decide di fare nulla di tutto questo, rimane fedele a quello che era il piano di Dio, ma allo stesso tempo chiede a Dio una soluzione là dove lui non riesce a vederne nessuna. La mia autrice preferita, un'autrice americana, la più tradotta al mondo in realtà, scrive una cosa interessante a riguardo nel suo libro Ministry of Healing, alla pagina 481. Scrive: il nostro Padre Celeste ha mille vie per provvedere per noi, di cui noi non sappiamo nulla. Coloro che accettano il principio di mettere al primo posto il servizio di Dio vedranno svanire le perplessità e troveranno un sentiero pianeggiante davanti a sé. Anche quando siamo in un vicolo cieco, anche quando siamo in una situazione in cui il labirinto della vita non ha per noi una via per poter uscire dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, mi piace pensare che Dio ha mille vie per provvedere per me, di cui io non so nulla. Non riusciamo a vedere il modo in cui Dio provvederà per noi, però conosciamo la sua parola e possiamo vedere il modo in cui Dio ha provveduto per uomini e donne nel corso della storia. Uomini e donne che si sono trovati a volte in situazioni impossibili, ma come Dio li ha aiutati è una prova del fatto che Dio è in grado di aiutare anche noi. E la Bibbia ci dice che Dio non fa parzialità, questo lo troviamo in Romani 2, versetto 11. E quindi se ci troviamo in circostanze simili a quelle di personaggi della Bibbia e se viviamo con la stessa fede che loro ebbero, possiamo essere certi che le promesse che Dio fece per loro hanno valore anche per noi oggi. Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre, ci dice la Scrittura. E devo dire che in prima persona io ho sperimentato la fedeltà di Dio nelle circostanze, anche in circostanze in cui sembrava non esserci una via d'uscita. Io servo come missionario a Menorah Mission School. Nel 2017 siamo andati in viaggio missionario in Brasile
Per questo viaggio missionario avevamo affittato due auto attraverso un servizio di affitto auto via internet a Fortaleza, dove saremmo stati a svolgere tre campagne evangelistiche. Al nostro arrivo avremmo dovuto ritirare le auto e poi le avremmo utilizzate per il periodo di 3 settimane che avremmo trascorso lì. Quando siamo partiti, il nostro volo faceva tappa a Lisbona e poi da Lisbona avremmo preso il volo al Brasile. Però il nostro volo fece ritardo, 2 ore di ritardo. Furono sufficienti per farci perdere il volo di collegamento. La compagnia ci offrì una permanenza gratuita in un albergo di fascia alta a Lisbona. Noi eravamo contenti, le campagne evangelistiche sarebbero iniziate nel giro di quasi una settimana, quindi avevamo tempo per poterci comunque rifare del tempo perduto. Se non che la sera ci rendemmo conto che se non fossimo stati al ritiro auto all'orario di arrivo dell'aereo, il servizio di affitto auto ce le avrebbe cancellato la nostra prenotazione e avrebbe messo le auto a disposizione di altri. E quindi questo sarebbe stato un grosso problema per noi, perché quello era l'unico modo in cui ci saremmo spostati nel corso delle 3 settimane, attraverso queste auto. Contattammo il servizio di affitto auto in Italia, che era in contatto con il servizio in Brasile, e chiedemmo la possibilità di posticipare di un giorno, anche perché non era colpa nostra il ritardo. Ma il servizio ci disse: non è possibile posticipare, l'unica cosa che si può fare è annullare la vostra prenotazione e rifarne un'altra, però il costo aumentava del 50%, quindi è come se avessimo poi affittato un'auto in più. Ci siamo guardati con l'altro ragazzo dello staff che era con me, era una spesa molto grossa. Stavamo per dire sì al telefono quando improvvisamente cadde la linea. Quando provai a richiamare il servizio ci rendemmo conto che il servizio era disponibile solamente dalle 9 del mattino alle 11 di sera, ed erano in quel momento le 11 e 5 minuti della sera, e a questo punto non potevamo più rifare la prenotazione per il giorno dopo. Non avevamo alcun contatto diretto con gli affittauto in Brasile, a Fortaleza. Non sapevamo che cosa fare, e quello che abbiamo fatto è abbiamo contattato i nostri contatti in Brasile, abbiamo spiegato la situazione, abbiamo mandato tutti i documenti, anche un documento dove la compagnia aerea spiegava che era la loro responsabilità il ritardo, e abbiamo pregato. Ci siamo affidati a Dio, abbiamo detto: Signore, Tu ci hai portato fino a qui, se Tu vuoi che abbiamo queste auto, se Tu vuoi che possiamo muoverci liberamente in questo viaggio missionario, provvedi Tu, Signore. E siamo andati a dormire. La mattina ci siamo svegliati con una notizia sorprendente. Le due compagnie da cui affittavamo le due auto, perché erano due compagnie diverse, entrambe avevano accettato di aspettare per 24 ore e tenerci comunque le auto ferme per queste 24 ore senza farci pagare alcun costo extra, ma dovevamo arrivare esattamente entro 24 ore, altrimenti avrebbero dato le auto a qualcun altro. A quel punto era necessario che noi arrivassimo per tempo. Il nostro volo era stato posticipato esattamente di 24 ore, però non dovevano esserci ulteriori ritardi, quindi alla sera andammo all'aeroporto e vedemmo con sorpresa che il volo aveva già 20 minuti di ritardo. Il nostro volo doveva atterrare a Fortaleza alle 9:30, le auto erano prenotate per le 10, quindi 20 minuti di ritardo, considerando anche i tempi per il visto d'ingresso, controllo passaporti e tutto il resto, era praticamente impossibile per noi essere puntuali. Quindi ci fermammo con gli studenti di Menorah, elevammo una preghiera, chiedemmo al Signore: Signore, siamo nelle Tue mani. Hai già fatto un miracolo permettendo che queste auto fossero posticipate di 24 ore. Fa, Signore, un altro miracolo. Fa che possiamo arrivare per tempo. Fa che possiamo non soltanto arrivare per tempo. Fa, Signore, che possiamo arrivare in anticipo. Manda i Tuoi angeli. Tu dici nella Tua parola che i Tuoi angeli sono come venti ai Tuoi ordini. Manda, Signore, dei venti, dei Tuoi angeli, perché possano spingere l'aereo, fanno andare più veloce, perché possiamo arrivare in anticipo a Fortaleza. Questa fu la nostra preghiera. E poi proseguimmo per fare tutti i controlli prima dell'imbarco. Quando arrivammo all'imbarco, il ritardo era stato annullato. Fummo imbarcati e il volo partì. Dopo un'oretta di viaggio, il pilota fece un annuncio che ci fece saltare dalle nostre sedie. Il pilota annunciò che saremmo arrivati a Fortaleza con mezz'ora di anticipo, perché avevamo dei venti a favore, e tutti noi sapevamo per quale motivo questo avveniva e che cos'erano questi venti che ci stavano spingendo. Il Signore aveva mandato i Suoi angeli a spingere il volo in modo tale che potesse arrivare in anticipo. Dio ci spinge a confidare in Lui, anche quando non sembrano esserci speranze,
Quella sera arrivavamo in anticipo a ritirare le auto e sapevamo grazie a chi questo era stato possibile. Nel labirinto della vita a volte ci troviamo in dei vicoli ciechi. Ci sembra che non ci sia una via di uscita. Ma Dio ci promette che Lui provvederà per noi. Lui ha mille vie per provvedere per noi di cui noi non sappiamo nulla. La sua parola è piena di promesse. Andiamo a cercarle. Confidiamo in esse. Il Signore in Filippesi 4,19 dice che Dio provvederà per voi per ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Allora il nostro invito per noi questa mattina è di confidare nelle promesse di Dio e camminare per fede come fece Davide. Davide, quando si trovò nel vicolo cieco della vita, gridò a Dio: abbi pietà di me, oh Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. Griderò a Dio l'Altissimo, Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Dio porta a compimento le sue promesse per noi. Quello che ha promesso nella sua parola è valido ancora oggi per noi. Se questa è anche la tua richiesta questa mattina al Signore, che il Signore possa provvedere per te e sostenerti, ti invito a pregare. O Signore Padre nostro, ti ringraziamo perché tu sei fedele e non fai parzialità. Ti chiediamo questa mattina che tu voglia benedirci e accompagnarci in questa giornata e che tu, oh Signore, possa riportare alla nostra memoria le tue promesse, come tu hai sostenuto uomini e donne nel passato che hanno confidato in te, che hanno messo il servizio per te al primo posto. Oh Signore, aiutaci a fare lo stesso quest'oggi, che possiamo, Signore, vedere le difficoltà svanire e una via pianeggiante aprirsi davanti a noi. Benedicici e accompagnaci con il tuo spirito nel nome di Gesù. Amen.